Vedremo in questo video sugli integrali immediati delle funzioni composte l'integrale del tipo f' di x per e elevato ad f di x in dx. Cioè, se noi riusciamo a far sì che f' di x sia proprio la derivata di f di x, potremmo scrivere che questo è uguale ad e elevato ad f di x più c. Primo esempio. Integrale di x al quadrato per e alla x al cubo in dx. Allora qui f di x primo la possiamo ricondurre a x al quadrato, perché l'esponente, che sarebbe la nostra f di x, è del tipo x al cubo, la derivata di x al cubo è proprio 2x al quadrato, 3x al quadrato. Dobbiamo far comparire quindi una costante che è 3x al quadrato e bilanciare con una costante fuori dal segno di integrale di un terzo. E quindi qui avremo in definitiva un terzo integrale di 3x quadro per e elevato a x al cubo in dx. E potremo scrivere che questo è uguale a e elevato a x al cubo più c. Integrale di e elevato alla tangente di x fratto coseno al quadrato di x in dx. Ora qui possiamo mettere in evidenza 1 fratto coseno quadro di x che moltiplica e elevato alla tangente di x in dx, in modo che evidenziamo il fatto che questo sia proprio la nostra f' di x, e la nostra f di x è l'esponente di e. Quindi questo è uguale alla e elevato alla tangente di x più c. Integrale di e elevato a 2 fratto x al quadrato in dx. Ora anche qui il procedimento è lo stesso, scriviamo 1 fratto x quadro per e elevato a 2 fratto x in dx. Ora qui abbiamo la 1 fratto x quadro come derivata prima di f di x, e la f di x è proprio questa. Magari proviamo per una volta a controllare e facciamo la derivata rispetto a i della f di x, cioè di 2 fratto x, e questa è uguale alla derivata di, lo scriviamo come x alla meno 1, e otteniamo meno 1 per 2 che moltiplica x alla meno 1, poi scriviamola completa così, meno 1, e quindi è uguale a meno 2 volte x alla meno 2, cioè meno 2 volte 1 fratto x al quadrato. E qui vediamo che se magari non riusciamo a capire subito qual è la costante che dobbiamo mettere, se c'è bisogno per far sì che la f' di x sia proprio quella dell'esponente, vediamo che derivando abbiamo proprio la costante che dobbiamo introdurre. Quindi se introduciamo quella costante dobbiamo scrivere per bilanciare meno 2x, dobbiamo scrivere meno un mezzo fuori dal segno di integrale. Quindi scriviamo meno 2 fratto x al quadrato per e alla 2 fratto x in dx. E otteniamo in definitiva che l'integrale meno un mezzo e elevato a 2 fratto x più c. Integrale di e elevato a 2x più 1 in dx. Ora qui possiamo magari spezzarci e alla 2x per e alla 1, secondo le proprietà delle potenze, e scrivere che e alla 1, cioè e è una costante, portarla fuori dall'integrale. Rimane dentro l'integrale 2 e alla 2x,
e la derivata di f di x, che sarebbe l'esponente di e, è 2. E quindi per bilanciare la situazione dobbiamo scrivere un 2 che divide e. A questo punto siamo pronti per procedere all'integrazione e avremo che quell'integrale è uguale a e fratto 2 per e elevato a 2x più c. Naturalmente potevamo anche lasciare la e come esponente, cioè riportiamo la e moltiplicata e scriviamo un mezzo e alla 2x per e alla 1 più c e riscrivere un mezzo e alla 2x più 1 più la costante di integrazione c. Non è un errore scriverlo in un modo o nell'altro. Integrale di e elevato a meno 3x in dx. Ora qui la f di x è meno 3x, quindi per scrivere la sua derivata dobbiamo scrivere un meno 3 davanti a e alla meno 3x e bilanciare la situazione con meno un terzo davanti il segno di integrale. A questo punto avremo, beh, le segno così per chiarezza, che questa è la nostra f' di x e questa è la f di x. E quindi sarà uguale, questo di x, uguale a meno un terzo e alla meno 3x più c. Ancora, integrale di x per e elevato ad x al quadrato in dx uguale. Ah, riconosciamo come a meno del solito fattore costante la x è la derivata di x al quadrato e quindi possiamo scrivere integrale di 2x, perché la derivata di e al quadrato è proprio 2x che moltiplica e alla x quadro, e davanti al segno di integrale dobbiamo mettere un mezzo per bilanciare la costante che abbiamo fatto comparire dentro il segno di integrale. A questo punto siamo pronti per integrare e il risultato sarà un mezzo e elevato a x al quadrato più c. Integrale del seno di x per e elevato a coseno di x in dx uguale. Anche qui riconosciamo che il seno di x è la derivata del coseno di x a meno di un segno meno, perché la derivata appunto del coseno di x è meno seno di x. Possiamo quindi riscrivere meno seno di x, che è da adesso la nostra f' di x dentro al segno di integrale. Dobbiamo far comparire un segno meno davanti al segno di integrale e scrivere e alla coseno di x in dx. Ora abbiamo proprio qui la derivata del coseno, che è questo. E quindi questo è uguale a meno e elevato a coseno di x più c. Integrale di t al cubo per e alla 2t elevato alla quarta in dt uguale. Allora, abbiamo la solita situazione in cui t al cubo è più o meno la derivata dell'esponente. Bisogna aggiustare le costanti, ma se noi ci deriviamo rispetto a t l'esponente, otteniamo quindi la derivata rispetto a t di 2t alla quarta, otteniamo per 2 per t al cubo, cioè 8 t al cubo. Quindi adesso possiamo riscrivere 8t al cubo per e elevato a 2 volte t alla quarta in dt. Bilanciamo l'8 che abbiamo fatto comparire dentro il segno di integrale con un ottavo fuori dal segno di integrale e siamo pronti per integrare. Questa è f' di x e questa è f di x. Quindi questo sarà uguale a un ottavo e elevato a 2 volte t alla quarta più la costante di integrazione c.
integrale del coseno di x per e elevato al seno di x in dx. Questo è uguale. Ora qui abbiamo il coseno di x che è proprio la derivata dell'esponente, cioè di f di x. Non c'è bisogno di aggiustare costanti e segni e quindi potremmo scrivere direttamente che quell'integrale è uguale ad e elevato a seno di x più c. Integrale di 2 elevato a 1 più x al cubo che moltiplica x al quadrato in dx. Allora qui vediamo che la situazione è x al quadrato potrebbe essere, a meno della solita costante, la derivata dell'esponente di 2 e quindi potremmo scrivere uguale, fatemi scrivere prima x al quadrato come 3x al quadrato, cioè la derivata di x al cubo, e quindi mettere un terzo davanti al segno di integrale per 2 elevato a 1 più x al cubo in dx. Ora qui possiamo integrare e scrivere che questo è uguale a un mezzo 2 elevato a 1 più x al cubo fratto il logaritmo naturale di 2 più c. Scusate, qui è un terzo, non è un mezzo. Un terzo che moltiplica 2 elevato a 1 più x al cubo fratto logaritmo naturale di 2 più c. Integrale di e elevato a 1 fratto x fratto x al quadrato in dx. Allora qui possiamo scrivere 1 fratto x al quadrato per e elevato a 1 fratto x in dx e ci accorgiamo così che a meno di un segno meno 1 fratto x al quadrato è proprio la derivata di 1 fratto x e quindi scriviamo meno 1 fratto x al quadrato e un segno meno fuori dall'integrale per e alla 1 fratto x in dx. Questo è uguale a meno e elevato a 1 fratto x più c. Integrale di e elevato alla radice di x fratto radice di x in dx. Uguale. Allora questo lo possiamo scrivere come l'integrale di x elevato a meno un mezzo per quanto riguarda il denominatore, che moltiplica e elevato a x alla un mezzo in dx. Possiamo accorgerci facilmente, ma facciamo il calcolo, della derivata rispetto a x della radice di x che riscriviamo come x alla un mezzo, che questa appunto vale un mezzo x elevato a un mezzo meno 1, cioè uguale a un mezzo x elevato a meno un mezzo. E quindi, a meno della solita costante, possiamo scrivere un 2 fuori dal segno di integrale che moltiplica un mezzo x alla meno un mezzo, che è proprio la nostra f' di x che abbiamo appena calcolato, per e alla x alla un mezzo, che è proprio la nostra f di x, uguale a, riscrivo le potenze come radici e quindi abbiamo 2 e elevato alla radice di x più c, che è il risultato dell'integrale assegnato. Integrale di e elevato a x più e elevato a x in dx. Allora qui possiamo scrivere questo come e elevato a x che moltiplica e elevato alla e elevato ad x in dx. Quindi ora qui riconosciamo subito che e elevato ad x è la derivata prima dell'esponente di e quindi scrivere che l'integrale uguale ad e elevato ad e alla x più c. Facciamo l'ultimo integrale per questo video, quindi integrale
integrale di e elevato alla tangente di 2x fratto coseno al quadrato di 2x in dx. Allora possiamo scrivere integrale di 1 fratto coseno al quadrato di 2x che moltiplica e elevato alla tangente di 2x in dx. Ora la nostra f di x è 2x, quindi questa è la nostra f di x. Cosa ci manca perché 1 fratto coseno quadro di 2x sia proprio la derivata di tangente di 2x? Ci manca un 2, perché la derivata di 2x è proprio 2, quindi possiamo scrivere 2 fratto coseno al quadrato di 2x e scrivere un mezzo fuori dal segno di integrale che moltiplica e elevato alla tangente di 2x in dx. Questo è uguale in definitiva a un mezzo e elevato alla tangente di 2x più c. Bene, per questo video è tutto. In basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale, attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video. Se vi è piaciuto e se vi è stato utile, mettetemi anche un like e condividete sui vostri social così che potremmo aiutare più persone possibili e far crescere il canale, perché no? In descrizione trovi i miei contatti, email, Instagram e Facebook. Grazie, un saluto a tutti e alla prossima.